ingresso ufficiale in città, quali le impressioni? Ma intanto ci ha accolto una bellissima giornata e questo già è importante, poi la sensazione davvero di una popolazione serena, siamo stati qui col sindaco, con gli assessori, uno scambio da amici, ecco, questo mi sembra un bel modo per cominciare. Eccellenza, questo è un impegno sicuramente gravoso per lei, perché fare il vescovo certamente è forse uno dei mestieri più complicati che ci siano, no? Voglio dire. Però insomma lei lo sta prendendo forse nel piede giusto e tutti quanti hanno gradito il suo modo di porsi. Ma io sto cercando di continuare col mio stile, perché sono convinto che ogni persona debba prima di tutto essere vera. Non ce la farei a recitare, non sono Gassman, per cui cerco di stare accanto alle persone con la mia capacità, con i doni che mi ha dato, anche i limiti che il Signore mi ha dato, perché tutti siamo limitati, però con una schiettezza che credo oggi sia un valore importante. Ha ricordato che uno dei valori più importanti per la città di Tolentino è sicuramente quello dei giovani. Sì, come dappertutto ho in qualche modo suddiviso nei vari incontri con le amministrazioni un po' le cose che volevo dire a tutta la diocesi. Mi sembrava giusto qui ricordare, anche vedendo un po' le persone, il tema dell'accoglienza verso i giovani. C'è chi ha detto che questo è un paese per vecchi, non Tolentino ma l'Italia. È il caso di sfatare questo, avendo il coraggio di fare un passo avanti, prendendosi tutti noi, prendendoci le nostre responsabilità per creare una condizione di accoglienza verso i giovani, che non vuol dire accondiscendenza. Dobbiamo anche avere il coraggio di dire dei no, non solo dei sì. A volte non è semplice, ma sono le cose che fanno crescere. Il sindaco le ha chiesto di essere per quanto possibile presente, di essere guida per tutta la comunità tolentinata. Ma io spero che un aiuto me lo diano anche i mezzi di comunicazione di massa, perché essere vicino a tutti non è possibile, il vescovo è uno. In un rapporto di collaborazione con i mezzi di comunicazione si può essere un po' più vicini, ricordando comunque che il modo normale con cui il vescovo è vicino alle persone e attraverso i suoi preti. Io cercherò di mantenere un rapporto stretto, collaborativo con i miei preti, perché poi attraverso loro il vescovo sia vicino, possa ascoltare e far giungere la sua parola.